Ave Cencio! Cesco! All'agonia le braccia, nudo giacesti sulla terra sola. E l'unio ferve e il canto d'amor suona nel pian laborioso. Oh, che la traccia diavi il canto umbro della tua parola, l'umbro cielo mi dia della tua faccia. Sull'orizzonte del lontan paese ti becca io diritto, con le braccia tese, cantando a Dio, laudato sì, mi signore, per Sara corporal, sorella morte. Bellissima. Che fondo abbiamo preparato da tre giorni, io da tre giorni stavo lì, tutto tremendo, svizzera, sorrida. J'essayais de me coucher par terre pour pas te gêner. Tremante, in questo momento è molto forte, poi ci ritroviamo. Bellissimo sarebbe che adesso viene una folgore di riduce polvere, allora voi prendete, spazzate e poi la buttate nel vento, perché io parlo e vi proteggo, e il protettore di voi delle vostre anime. Io spirito, pure spirito. Ma già ci sei un po', no? Mais moi je le sentais parti très loin à un moment donné quand il déclamait. Je te sentais parti déjà très loin. Ah oui. Et j'avais presque peur. Oui, mais... oui, oui, il doit faire peur aussi. Parce que... Non, mais... C'est un père spirituel, c'est parce que... Oui, mais parce que tu avais un autre équilibre, c'était plus l'équilibre des choses. Ah non, 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 et tu vois que t'es... Oui, oui, et... tombé d'ici. Et oui, oui, j'étais un peu... Ouais. Non, non, quelquefois je tombe. Je crois que tu n'as pas besoin de devoir sentir que tu dois partir pour pouvoir rentrer en chacun de nous. Si, si, si. Parce que tu es déjà en chacun de nous. Ah, si. Tu n'as pas besoin de penser à partir. C'est mieux, non? Ça. Hein? Ça va? Oui, oui, c'est bon. Paul. 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 Quelle grandiosité. Adesso il dolce sei in fondo, qua c'è quello dolce. Senti, i soldi li hai ricevuti, eh? D'accordo, comunque puoi andare, Katia, perché ci stanno in banca, eh? Sì, sì, aspetta che c'è qualcuno che ti vuole salutare. Aspetta un minuto. Katia, dove avete posto il vostro seno? I vostri bei seni? Fanciulla meravigliosa, vous vous êtes maintenant? Et c'est lui, c'est lui, etc.
Catman, avec tous les siècles qu'il porte en dehors, là, et au-dessous de son fèvre, de son mou, de, ah, les yeux qui sont pleins de neige, c'est bien, hein, il a neigé, hein, c'est... Alors, et tu es bien? Ah, dis, ah beh, qui mi parlano tutti francesi, dice, mi hanno parlato delle volte pure che non parlavano in francese. Mi parla francese, mi ha detto no, io sono, non sono franzose, io sono Giulio Cesare, io ho detto, oh, ho vinto le Gallie. Eh? Allora, senti, bellissima, non mi sei più venuta a trovare, però sei una canaglia, eh? Dicevi. Senti, la cosa l'hai ricevuta i miei quadri, no? I disegni, te l'ha mandati? Non te l'ha mandati Marco? Come Marco? Te l'ha mandato per posta? Dici che te l'ha mandato? Allora, è un venditore. Ah, non ha ricevuto? Allora, se sei tenuto, l'ha avuto. Ma non è che fa la butto? Ti ho dato un pacco di disegni, sono stato 103-4 migliaia, non lo so. Se l'è presa, dice, metà, io gli ho detto, dico, guarda, metà per Cavia e metà per te. E lui se l'è tenuti tutti. No, gli ha presi lei stessa, l'ha presa. Eh? L'ha presa lei stessa qui a Ginevra. Ah, dici che l'hai presa tu stessa da Ginevra? Allora perché mi imbrogli? Allora, senti, cara Cavia, allora, senti, io ti voglio un bene immenso, siamo sempre insieme, sempre solidissimi, eh? Forte, canta, fa tutto quello che vuoi, eh? Ah. E a me pure è un piacere incredibile, nemmeno ci credo. E anch'io un grosso bacione, tentissimo, forte, fortissimo. Cazzo, partire, cazzo, eh? Allora, non aspetta, attaccare. Attaccare? Sì, Pier. Allora, senti, c'è un'altra pure che non so chi sia. Non so chi sia, senti un po'. Indovina chi è? Ah, indovina. Sì, ebbene, io ho ucciso tutto il metallo. S-O. Un tout petit peu, quelque part. Oh, bah alors, Marco et Marie, il m'a donné un super piano. Oh oui, je peux attendre beaucoup de choses. C'est bien. La Nathalie, elle est restée en Italie parce qu'elle est à l'école. Ah sì, vedi rosso? Guarda, sembra se... era tuo questo. Come si vede? Bellissimo. E guardo. I bambini come stanno? Sotto una macchina? Dove? Si è rotta la macchina? Ah, e la macchina? Oh, porca miseria, è stato grave. Va bene, è utile perché poi adesso farà molta più attenzione. Ma è andato appena sotto una macchina. Ed è guarito... Ora, un po' un momento qua. Senti, perché l'amico Padovani è della scuola di Salerno, in Endie, la scuola di Col di Salerno, oui. Della medicina, cioè di Moyenace, e te famosi, vedete tu le mani. Oh, on a delle cose, tu passi per esempio le cose magnifiche. La sei tu, avec ta femme, prece te le dirà alla te, perché che adesso è bene. Tous les jours, c'est mal.
tous les semaines, c'est bon. Tous les mois, c'est nécessaire. Alors, in die malum, ça veut dire in hebdomada bonum in mense necessarium. Et toi, elle a été à la morte. Ah beh sì, questo è il caffè svizzero, vedo, come caffè? Acqua grigia, Romano, Vincenzo? Acqua grigia. E me lo dai pure a me che l'acqua grigia è per far male. Non è digestivo. Che dicevi? Non c'è più bisogno della menta perché c'è l'acqua grigia. Qua ormai è già fatta. Allora, ci vogliamo una menta. La menta la piglio dopo. Me lo dai pure a me? Sì, te lo do pure. Che dicevi dei romani, Vincenzo? Anche che mangiavano sul triclino, no? È bello questo tocco della mano, lo trovo bellissimo. È una sensazione bella, sia per ricevere che darla. Vero? Eh? Tocco della mano. Il tocco della mano. Sì, è giustissimo. Ma la mano, guarda. I gesti che vedi nelle queste cose del tono egiziano. Marco mi ha portato c'è un amico. Ci hai messo la carta ce l'ha messa. Ave Cencio! Come sta? Un gladiatore romano! Benissimo! Immortaliamo ogni istante! Ogni istante immortaliamo! Ti prendo agopuntura! Bella vita mia! Sta già girando! Ha pure tutti! Come sei senso? Perché ieri ogni momento è pieno di cose enormi, belle, grandi, vale. Ma Dario è andato a dormire, ha fatto colazione. Ti salutiamo? Sì. Salute anche al cane. A che ora ti sei alzata? Ogni ora so per. E beh, ieri sera sono andato a letto tardi, insomma, mi sono addormentato così. Faccio le 11 e mezzo. A che ora ti sei alzato? 6:30, 6:15. E ho fatto la barba. Hai fatto ginnastica? Ginnastica, tutto. Ma la doccia fredda la fai sempre? Sì, la faccio calda, poi dopo fredda. Bella. In ultimo fredda. Faccio molto calda con quegli strofinacci dei guanti, di cosa? Sì, di... Belli, bellissimi. Ci do giù una rovinata lì. Poi mi vengono solo la barba, vedi che ti è aumentata la pressione, poi mi ha fatto la cosa. È bellissima, però che commedia, perché dalla parte è tutta contenta adesso che dice che mi fai la cosa,
la filmazione, la, come si chiama? Sì, contenta. Il filmaggio è tutta contenta, e allo stesso tempo non lo vuol dimostrare, allora poi... E sa buffe le donne. Perché stavo parlando di questo prima di arrivare da te. Cioè, come dice? Stavo pensando a fare una riunione familiare. Ci arriveremo a fare una riunione. Padrismo sarà bene se... Un gran pranzo di... C'è pure nonna... Pranzo di riconciliazione. Quanti siamo? Eh? Quanti siamo? Fai tutti. Tutti siamo un sacco. Ti piacerebbe, Vincenzo? Sì. Sarei felicissimo. Come si potrebbe fare una cosa così? E la faremo, ma quando avrò il tempo? Non so se può fare. Alla Palanzana. Affittiamo il palazzo di Luca. In questo borgo, no? Ma alla Palanzana. La Palanzana c'è più niente, no? Dove lo fai? Nel bosco, nella... No, nel bosco non ci vengono, è più... No, la cosa sono arci cittadine loro, Io mi ricordo... Padri e Anaita, sono arci cittadine. No, Padri e Anaita forse, ma Padri e arci cittadine. Però gli piace pure il posto. L'altro ieri Vincenzo... Bello qua, Ero nell'acqua calda sul Furea e ho visto nascere la luna da dietro la Palanzana. Ah, che bello! E mi sono ricordato una volta che abbiamo fatto una festa alla luna che nasceva. Ti ricordi? Sì, bello. La Palanzana, hanno levato la pozzetta, quella. Cioè, una canaglia di gente, di preti, non so chi sono, pederasti, deve essere tutta una situazione. Hanno preso tutto il convento, che lo potevamo dire appena 10 milioni hanno speso, e tutto il convento grandissimo, il convento dei Cappuccini. 10 milioni hanno fregato a quei poveri frati là. Niente. Per allora, hanno... Questo c'è Giampolo II, questo qui. Giovanni Paolo I. Quelli, quindi, in un mese l'hanno fatto fuori. E è cominciato, appena è arrivato, lì, già il primo discorso appena fatto il Papa, no? Venne fuori dal balcone e dice, ve ne pentirete, dice, perché... Con me non si scherza, sa, perché lui stava, era patriarca a Venezia, no? Io sono andato a Venezia, non c'era quel giorno. E c'erano le suore che lo fanno. Allora tutte, dice come somiglia a suo zio, gli dissi che dice al cardinale Lafontaine. E poi disse, questo patriarca dice, è come suo zio, sa, dice un uomo di una severità e di una giustezza e di una semplicità, dice, meravigliosa. Questo che c'è adesso invece farabutto, invidioso lì, così io sono andato il secondo. Ha fatto subito il cardinale, fece fare dopo la prima guerra che Venezia fu salvata, non fu né bombardata perché era vicinissima la cosa. Dopo Caporetto erano arrivati a Udine, noi gli austriaci. Quindi era esposta e allora fece un voto che se fosse stata salvata Venezia avrebbe fatto il tempio votivo a Lido. E lo fece, bellissimo, è stato un grande tempio lì di cosa. Allora, fu fatto e morendo disse che voleva essere seppellito lì. E infatti fu seppellito lì. Ma c'era ogni giorno gente che ci andava, perché è morto, era una figura bellissima. Ponte è un umanista, è veramente un santo, è stato come è una figura... Per me è stato terribile, perché ci andavo tutte le estati, ma non mi faceva uscire per niente. Sempre col prete, col segretario suo, che quando vedevo le belle ragazze, mi faceva così, io le guardavo via e mi girava la testa. Ma io ogni volta sono stato bene perché come nipote del cardinale, cioè, era tutto aperto lì su, cioè, lo mandavo. Sto meglio col cappello senza, meglio. Sì, la tua testa è bella così. Sì, meglio così, sì, il cappello. Cioè. Ah, no,
questo dentro di sé, questa capacità. Ah, questo tutto, sì, non è l'artista. Lo trovi pure tra le cose più modeste. Quando il bambino... Al bambino pure, certo. Il bambino dipinge, è tutto artista, vedi? Si crea il giocattolo. Sono bellissimi. Cioè, i figli, per esempio, di Anaïta pure, sono tutte e due. Come Giorgio pure, e Giuseppe. Belli sono, sai, tutti i disegni che fanno pure loro, le cose che fanno loro. La questione, il guaio è questo, ci vorrebbe per i bambini una stanza proprio per loro dedicata, invece poi non gli danno i colori perché sporcano. Questo... Più belli, io l'ho fatto una volta con un bambino, sbatterci in faccia delle fette di torta con la panna. Ah, con la... sì, bellissimo. Beh, un gioco indimenticabile. Sì, come fango pure, una cosa enorme. Sì, ma anche per me è stato bellissimo. Sì. Una notte di Capodanno l'ho fatta a Viterbo, alla casa di Carlo, no? Di Carlo Cassani. E c'erano invitati un sacco di gente, dico, quante ne facemmo la porca vita. Senti, l'ultimo venne uno tutto vestito bene con una cravatta, portò un bel dolce lì, dico. Allora già c'eravamo un po' elettrizzati, lo fece entrare. Prima uno che andò con le forbici gli tagliò la cravatta. Allora, poi dopo, dico, sturiamo il dolce, e boh, gliela schiaffi in faccia lì. Poi, questa è quella. No, l'hai visto? L'hai visto? Questa era modo. Carina. Questa era modo che... Ma che strano oggetto. Hai visto? Sì. Guarda qua, hai visto? C'è una moto. È comoda però, è chiuso, sta come in automobile. Sì, sì. Pensa se gli si rompe le cose delle moto, sai che... Ma c'è cioè, pure per i... Sì. Sì, ma a me tutta sta roba meccanica mi dà un fastidio, no? Simpatico. Sì, giusto per vederla, ma è vomiticcia, Sì. Non è buono. Buongiorno, Don Vincenzo. Scusi il numero. Senti, se si sfascia la ruota che deve uscire fuori, vedi? Giriamo. E se si sfascia il sistema di ruota che deve uscire fuori? È una moto. Ma è una motocicletta. Les Russes se replient les ailes sortent à la place. Voilà. Non, il n'y a que les Russes qui se replient. Les ailes, c'est pour la future version. Et où c'est qu'on trouve ça? Chez moi. Alors le dimanche, vous faites une tournée comme voilà. Ça et tout le monde vous demande. C'est une promotion. Alors, ça va, Genève. On peut vous demander une carte? Vous n'en avez pas encore, parce que je viens d'aller la chercher. Oh, elle est allée la chercher hier. Alors, le véhicule est là, mais pas encore les papiers. Mais c'est à Genève. C'est fabriqué en Suisse et en Les délais de livraison, c'est comme ça. Ma una cosa importantissima ti volevo dire, guarda, proprio a proposito della cosa. Sai, il gabinetto, guarda qui, salute. Sai, il quadro. Attenzione. Venga, salutare. La maglia pure. Quanta chiarezza.
Scusa, ma... Per esempio, è vicino la formaggine, un po'. Bella! Sei un elettronico. No, stava a sentire, questo è bellissimo. Toilette, water, oppure cacatoro, in termini... Ma è bellissimo. In persiano si chiama mostara. Mostara? Mostara. Quello che esce che è la mostarda? poi è messa fuori di tutto l'abitato. Nei villaggi, è fatto bellissimo. Uno sta seduto giù, vanno col secchietto, si lavano, sono pulitissimi. Lì c'è, non c'è una buca, c'è la casa, poi c'è il muro di fango pressato, poi c'è un buco e fuori c'è tutta la cosa. C'è un piccolo giardinetto così dove tutta la merda s'aduna. Bellissimo. Poi al sole si riscalda e li utilizzano pure per il cucino. Tu ridi, ma io c'ho un amico a Losanna, sì, il quale c'ha proprio il mostarà, vero? Là, il giardino e è utilizzato il suo prodotto. Ma in Cina, prima, la grossa invenzione di Mao. Non poteva andare dove voleva, era sfruttato dai padroni. Quindi facevano i vermicidi, ah, sì, e sì, poi sì, mangiavano i legumi e se li mangiavano i vermicidi. Sì. Infatti, giù in Trento, una delle cose migliori sono state tutte certe le cose bambini che hanno tutti. Minimo gli ozzuri. Allora, dove è? Il mostara. Ah, beh, è là, sì. Dove vai? Pronti? Sì, sì. Manducare, riempirsi il ventre e far sentire nella gola il gusto delle risaie. Le risaie dove l'omentina e le mondine belle stanno raccogliendo il riso. Le giovani fanciulle, belle, poppute, anglosassonate, bacinose, culari, bellissime, meraviglia delle meraviglie. Fate attenzione che la vita è breve. Gaudeamus juvenes dum somus, poster jugundam juventutem postam molestam sed non sabebit humus. Questa era l'antica canzone dei clerici vagantes, e meglio era, si trasferavano a Bologna, le antiche università parlavano latino. Mi pare che parlavano la pista, e noi oggi che lingua parliamo, ci abbeveriamo di parole vuote, ci oltraggiamo in continuità,
e non salutiamo mai la giornata eterna che vive in noi. Dovunque, qui, qui, qui. Avete capito bene? Qui, qui, prima qui, poi qui, poi qui. Avete capito bene? E nel plesso solare, dove esplode il fuoco del cangiamento delle cose. Bellissimo. Beh, questo basta, credo, no? Gaudeamus. Gaudeamus. Iur, duveres, juveres, dum sumus. Post jucundam, juventutem, post molestam, senectutem, nos habebit humus. Godete, giovani, mentre siete giovani, perché dopo la balda giovinezza e la sclerotica serenitudine, che cosa ci avrà? Sottoterra finiamo, pasto dei vermi e putrefatti e fetidi, fino a che nell'ultima cosa anche lo scheletro diventerà polvere e si unirà alla terra. Evviva Pitte! Bellissimo. Senti, un federale sarebbe notato bello anche il tuo culo. Oh, ieri sera era bellissima la cosa, c'era. Allora, non c'è altro, ci sono acqua ossigenata. Eh no, così c'è. Allora, se no un po' di cognac se mi deve. Qui si può. Sì, un po' di cognac. Alcol denaturato, no? Qualunque forma di alcol, non mi importa. L'alcol ce l'hai, no? Due piccoli che ho messo da che l'hai messo qua questi due piccoli quest'altro tutti dentro questi lo, poi, lo portate l'alcol è il cotone un po' di cotone e l'alcol come? Ma non c'è l'alcol? L'alcol denaturato, c'è la... La grappa non è alcol, la grappa è per senza forza. È meglio, se c'è l'alcol è meglio, se no vediamo che... di cotone per piacere. Cotone. Questi alcol? Questi di grappa. Ah, no, la grappa. Non è possibile non ce l'ha. C'è l'alcol, ma ha detto che ce l'ha l'alcol, no? Non ce l'ha, l'ha messo questa. Alla volta. Alcol denaturato, c'è Peter? No, se non l'avete... E allora dammi la volta, è lo stesso, dalla volta. Dammi qua. Questo, che è? Chi è più forte, vodka che è? Grappa, la grappa, no? La grappa è meglio, più forte, mi pare, no? Mi dai la grappa per piacere? Questa. Cotone, cotone non me l'ha data. Sta arrivando, devo prendere. Ce la deve avessi quel cotone, pezzo di cotone, faccia. No? Ecco. Grazie. Mettiti, prendi l'assaggio. Cos'è mai
Ho pensato a comprare un po' di alcol. Come dici? Ho pensato a comprare un po' di alcol. No, vale la pena, va benissimo. C'è poi, sono passati, passati alla fiamma, quindi non c'è nessuna cosa giusta. Finisce. Aspetta, vieni qua. Dove vai? I fiammiferi, per accendere... No, che fiammiferi? Sono stati passati. Ah, il passato remoto, non è il presente. Vabbè, benissimo. Ma che te bruci. Qual è il punto? È un'infiammazione del... Aspetta, qui. Però non mi sgonfiare, con i miei. Adesso, stai zitto perché non c'è bisogno di assolutamente. Da dove è il punto che ti fa male? È un punto vago. È lì, proprio lì, proprio qua, sì. Proprio lì. Colpo di tosse? Niente. Tosse? Oh. Ancora. Tosse? Benissimo. Tosse, niente. Era piccolo, non lo fa. Puntura un pochettino, puntura di zanzara. Sì, sì. Come risponde? Ho domandato se era bisogno di uno. Sì. Due no. Questi sono i piccoli. Ecco. Che svolge? Resta così. Tu pure hai bisogno? No? Sì. Sì, tu che c'hai? Tutta la schiena mi fa male da lungo, qualche anno. Lì bisogna testarli, magari giù per terra, non so come. Sì, sul tappeto. Dal collo a... Ci fermo dopo. Dovresti fare la mattina e la sera, per qualche minuto, questo movimento così. Guarda voi. Le mani sono come se fossi sospeso. Più che puoi, sai, lentissimamente. Espirare, inspirare. Questo ti gioverà moltissimo. Allora, quando è meglio? La mattina e la sera? La mattina e la sera, quando c'è tempo? Sì, quello va dove? Anche durante il giorno, no? Quando c'è 3-4 minuti, 4-5 minuti. Aspetta, se ti metti giù, allora sarà... Questo è più lungo, mi pare. Sì, più lungo. Aspetta, un'altra girata qui. No. Ce n'è un altro, ma non so se è dello stesso. No, no, un altro. Allora. Non so se è lo stesso. Vabbè, sì, questo qui è un altro. È lo stesso. Sì.
Sì, è d'oro pure questo qui. D'oro pure. Metto questo perché non chiude troppo bene. Ma Vincenzo, la pianoterapia quando è che la applichi te? Quando è che tu senti la foglia? Ecco, il secondo caso. Non c'è una. È individuale la cosa. Questi sono quelli da centro. Mi raccontavi che l'avevi lavorato anche come psichiatra, no? Sì, sì. In quei casi là, utilizzi la pianoterapia? No, allora solo l'ospedale. Come psichiatra ti metti dietro e lasci parlare. Venga su. Allora. E c'è tempo. Ti vuoi mettere giù? Luca, mi metti sotto qualche cosa, se vero, una coperta. C'hai i materazzini sotto il camera tua. Ah, beh, pigli il materazzino, è meglio, pigli il materazzino. Sì. Non te lo levare quello lì che tu. Meglio. Poi l'interessante è che l'hai infilato bene dentro. No, per mettiti prima, metto seduto sulla seggiola un momentino. Ce l'hai una seggiola? Metti il seggio, pigli una seggiola, aspetta. Ecco, sì, mettiti per così. E togli anche la maglia, sì. E slaccia di prima da la potere. No, metti per così. Ti fa male? No. Niente? Questo è fatto, eh? Questo è il punto peggiore, eh? Non ti vuoi stendere adesso? Vedi come sono lunghi, lunghissimi. Sì. No, se metti, tiri fuori di questo. Di alcol? No, si mettila troppo d'alcol. Basta. Sì. Mi tiri fuori per piacere. Sì. Di questa lunghezza. State sono troppo grandi, sì. Di quelle lunghezze stagionali? Di questa lunghezza, sì. Se anche più piccola meglio. Aspetta, sono finito. Da un momento, scusi. Scusa, sono finito. Togli troppe cose. No. Non li perdete perché questi sono cinesi. Sì, sì, sì. Quindi hai ancora in... C'è mica un piatto più grande? Gabbare qualche cosa che te ne ci vuole. Più male? No.
No, qui non è. Pronti? Pronto. Fuori la lingua? Che belle lingue!
in questa Svizzera. Tutto in cioccolato. Tutto in cioccolato. Mi sono sbagliato e ho sbagliato una linguetta e non può più registrare. Perché non la rifiuto la linguetta, lo sai? Una salutare. E beh, io la gamba. No, se può dare, non è permesso. Nare all'amicoli. A mi ripiro, a mi ripiro, pensare un po'. Con corbano, io e busto e bozzare, che parla, ciao. Si è iniziato, sì. Solo, c'è solo olio dentro, adesso mettiamo un po'. Io lo mescolo. Insalato. Era una prova, diciamo. Manca di muro, se ci vuoi mettere un po' di muro. Cosa di sogno, allora, forse. Ci dai più carattere.
150 chilometri da, e forse più, da Isfahan, ci si arrivava, dopo c'era prima una cinquantina di chilometri sulla la strada di Yazde, e poi c'era un caravanserraglio e poi una pista che quasi non si vedeva in mezzo al deserto, che scendeva giù, proprio quasi vero. Io ci sono arrivato di notte lì. Arrivo di notte nel buio, nel silenzio, nella cosa, fino a che in ultimo comincio a vedere una lampada che pendeva un po', era la lampada a petrolio del minareto della moschea che segnava la cosa. E la mattina arrivo lì e mi fanno dormire. La mattina mi sveglio prestissimo e salgo sul tetto dell'ospedaletto che c'era. Una piana di deserto infinita lassù, perché saliva, e ti vedevi da lontano delle carovane da una parte scheletri, dall'altra parte di pecore, di cammelli, di cose. Dall'altra parte poi c'era tutta la cittadina lì, con tutte bellissima, la moschea, tutte, e poi sono uscito dopo e sono andato tutto interno. La notte, dopo due o tre notti, verso mezzanotte, luna, dormivo, era proprio sul confine del paese, quindi non l'avevo visto, c'era pure una strada carovaniera, e sono svegliato da qualche cosa di indefinibile che sentivo da lontano, poi piano piano ancora cominciavo a sentire questo, proprio senti qui piano, comincio piano piano, una cosa tan, che si avvicinava tutto. Io m'alzo immediatamente, esco fuori del cancello della casa e poi vedo da lontano che avanzava la carovana. Prima c'era il cammelliere con un baracano bianco, col turbante, così camminava. Poi dietro, con la legata alla corda, c'erano tre o quattro medi, ognuno aveva una serie di quattro campani, che l'uno con l'altro così fino a qua. Io li guardo, comincio a passare qualche cosa di meraviglioso, vedete? Le stelle chiarissime, perché c'era l'azzurro intenso dell'aria secca del deserto, il cielo nero quasi, e questo brillare di queste stelle, e ogni tanto vedevi che era interrotto dalla sagoma del cammello, perché c'era tutto il carico che portava su. Dopo un po' mi avvicino a uno di questi cammellieri, lo prendo per il braccio e gli dico, da dove vieni, impreziano? A Kojamadi. E mi risponde il preziano, dal deserto, a Schiavona. E dico, e dove vai? E dice, Kojamiri. Dice, nel deserto, Darbiabana. Dico, e tu di dove sei? Dice, Darbiabana, del deserto. E poi mi lasciò senza il mio biglietto. E continuava. Io sono arrestato. Il dramma, la bellezza, l'immensità della vita, del tormento, del sacrificio, della...
E allora ci senti, vedi, io Badrì l'ho conosciuta lì, dunque ci senti come nell'anima c'è tutte dentro queste cose. Questa meraviglia dell'eternità. Guarda, la poesia sarebbe stata... Beh, qualche brano mi ricordo, ma bisogna che me la legga. Questo non si può vedere. L'oltraggio. Questo. Sì. Chiedo vita, amore, luce, gioia, continuare sempre nella forza del dare come sei tu, che raccogli dal profondo delle tue radici l'ansia eterna degli abissi e sali e trasporti e t'apri coi tuoi rami verso il sole, verso la luce, e sogni e chiami e invochi per tutti noi i dimenticati, i vissuti, trascinati, torturati, distrutti, ti ami sempre per noi, coi cadavi, ora inariditi dall'attesa dell'inverno, e poi rifioriti ancora con le loro gemme che s'aprono al sole e che t'additano alla verità dei vivi. Amore eterno, qualità del sole, luce dei misteri, tu benedetta che ci doni la benedizione degli infiniti e degli eterni raccolti nel nostro cuore, anche nel breve transito delle nostre ossa, dei nostri piedi, delle nostre mani, dei nostri volti sopra la terra. Come tu erba benedetta, come poi tutte foglie, come silenzi dell'attesa, vive del fremito del vostro raccoglimento, così mentre camminate lontano e tu anche piccolo fuscello, che vivi, che sogni con me, che sei luce, lasciami di pace tutti, che vi raccolga a me vicino al mio petto, perché vi restiate in spirito con la vostra anima. Addio a voi, benedetti. E la strada che continua, la strada con la sua polvere, e metti giù i passi. Piedi dei passi. Fino a che mi raccoglierà un giorno. Prima seduto, disteso. Narrando l'ultimo spirito e masticando la mia pietra. Vivendo della mia pietra, sognando della mia pietra. Perché il mio cuore stesso mi divenga pietra. Poi gli orizzonti. Poi la luce delle terre, degli infiniti, che sono tutti noi, che camminiamo
Liberi oppressi, perduti e ritrovati, con voi lupi, cantore della vita, fatti senza fine, osi fuori del tempo. E qui stava il piccolo uomo. Trasognato e balordo. Via! Via la forza. Ora il mare, ora la vela. Ora la vela che cammina sul mare. Qui il mare. Mare azzurro, dov'è l'azzurro? Dov'è l'azzurro? Datemi l'azzurro! Dove sta l'azzurro? Qui è l'azzurro. Qui ci sono lembi di azzurro. Deve essere lui l'azzurro, sì. Forse no. Cosa è l'errore? Non importa. Ma che il mare sia in tempesta. E che la vela sia pure lessa. E la vela pure è il mio sogno. È il mio respiro. Poi c'è la scala che sale su verso la vela e poi ci sono io qui al timone che guida, che cammina, ecco qui. Poi c'è l'uccello del mare, c'è l'uccello del mare che cammina, che va. Quanti uccelli del mare che camminano su e poi c'è il sole, che compare. Cosa vorrà mai dire la mano? Perché si è levata così? Perché si è levata così? Come la mano di Marco Aurelio sulle folle immense di Roma. Della Roma forte. Della Roma che vede. Sonde,
tutte le sue. E qui c'è il buco della vita, dove io parto dentro, mi addentro e vi saluto. Ciao. Il buco della vita. Fammi scrivere a Margherita, va, perché la merita. Mi dai un pezzo di carta? Sì, io scrivo che sei stata una canaglia, perché potrei fare che... No, me lo permetti di dire? Guarda che guarda, vedi come faccio, vedi, ma mi fa andare via l'idea, mannaggia, interrompe solo, ma scherzo. No, gliel'avevo detto io, di chiederti una cosa. Molto siamo arrestati, molto siamo arrestati, questo è il guai. E io dico, se interrompo non ci capisco più niente. E Pitti mi ha dato... Ma dimmi, rispondi, visto che ti sei interrotto adesso. Me lo ha concesso. Sono sempre in Vincenzo, oggi, giorno di domenica, d'un pungente febbraio, era mille. Di Medina, ma successo, adesso rispondi, come fai a vedere la legge?
Francesco, come fai a vedere quello di disegno? Come fai a vedere quello di disegno? Come vedi? Senti, lo sento. E quando è fatto non c'è più bisogno di dire che mi interessa di vederlo. Io bisogno di buttarlo giù, poi quando è fatto... Se ti chiedo di dipingere adesso Sofì. Io? Dipingere? Sofì. Sofì, ecco. Vieni un po' vicino a Sofì. No, qua che se no ti vedo. Vieni un po' vicino. Data 3 febbraio. Ecco, a voi mesi. Grazie. Tutto a posto. Va bene? Riso e molta frutta, vero Franzi? Parliamo di riso e molta frutta? No, a mangiare riso. Ah, Franzi. Dolce, la dolcezza della sera. È bellissimo. Ha un sapore. Sì. Si conclude. Che niente, pure è stata una vita anche questa. Sì, il ritmo, come del cuore. Sì. Sono molto belle le vite le tue stanze, so, perché ognuna ha un suo valore sacro a sé e a sé stante. C'è un teschio là sopra, non l'ho visto, bello. Divide e timbre. Posso prendere un attimo? Non ho mai stato filmato. Ti emoziona? Bella. È bella. Da dove è? Da dove lei proviene? È finta, da dove viene? Dall'ufficio di un medico. Da? Era un medico. Frontale, questo è il frontale. Queste sono le suture. Bellissime, vedi le suture nel bambino. Scassate. Sai? Nel bambino. Guarda
questo è il bambino, è aperto questo qui. Poi piano piano si rassoda. Quando nasce il bambino senti qui, la senti morti. Da te ancora. Poi piano piano si rassoda. Vedi com'è bellissimo questo qui, come si interza. Guarda, affonda lei. Io non è più uno, questo non viene tutti i pensieri. Fosse orbitale. Questo sono il sigma, ma la parte più importante è qui l'ipofisi di questa via. Cella turcica si chiama questa. Questa interna, questa è importantissima perché è tutto qui la base l'ipofisi, c'è la parte anteriore e l'ipofisi è quella che regola l'accrescimento e la cosa. E la posteriore poi che regola il pensiero. Ma poi questa è la colonna vertebrale. C'è il cervelletto, la parte, il centro respiratorio è qua. Infatti un colpo che tu riesci di più, c'è una volta le boxe rimangono proprio sì, no? Questa parte, queste sono le mastoie, passo mastoie, qui contiene l'orecchio. Corrisponde qua, qui ci sono qui sotto, ci sono le amigdale, che sono quelle site, le glandole, importantissime, una volta le togliavano sempre le tossine, invece adesso hanno capito che sono importantissime, perché ogni infiammazione si compie, e infatti chi ha le tossine non ha più difese qua. Infatti, qua dentro c'è tutto il centro del pensiero, c'è tutto il mistero. Gabriella, levati un momento dalla luce. Qui c'è l'articolazione, dov'è? E qua di quella poi qua dentro l'articolazione. Questo che sta insomma si aspetta. Braccio. Un insieme. Sì. Da che cosa? No, lo vedo dalla dentro. Da tutto. Allora, è antico pure, allora non so, 40-45 anni avrà avuto per esempio. Allora, il sesso non si vede? Sì, beh, deve essere sì, è più femminile questo, più leggero, sì, più delicato. Sì, di donna deve essere questo. Allora, vedi questo qui, questa parola. Come stai? Bene, ricordi di me, così. Se qualche volta avrà pianto, sì. Allora, è stata la mia amica tanto tempo a Firenze, contessa Gabriella Pirozzi da Cignano, era lesbica, meravigliosa, tubercolosa, danzava, ma la poetessa, la cosa, me ne scriveva meravigliosamente. Ci siamo conosciuti a Cavallo. Io c'ero andato lì, avevo bisogno di riposo qua. E trovai lei, in realtà amici, poi piano piano avanti, non sai come per dire. Allora, poi sono stato a Firenze due anni, poi dopo ci piantammo in cosa, io partito, ci lasciamo malissimo ora. Poi dopo, e da lì ho conosciuto la mamma, con lei. Beh, un giorno io abitavo con all'ultimo anno dell'università, con un altro tedesco era, tanto simpatico quello che era, e abitavamo vicino al policlinico, dietro la cosa, adesso è tutto abitato, allora non c'era quasi niente, una casetta, e io c'avevo una stanza e lui c'era un'altra stanza, un appartamento in casa. Allora, vado, ritorno dopo l'università alle 2, entro dentro la stanza, sul tavolo c'avevo un teschio. C'era scritto sopra Gabriella, qua sopra c'era scritto, qua sopra, io sono grosso, qua sotto dice, caro, dice, se mi vuoi vedere, dici, io sto alla pensione, è una pensione a Piazza Barberini, ci vieni verso le 7, dice, non ti dico quello che sono venuto a fare, lo sentirai, allora, io vado a questa pensione, lì, ancora non ero venuto. Poi viene lei.
Oh, Vincenzo, abbracciamolo. E c'era una giovane donna bellina, signore. E dice, senti, sai perché sono venuto qui? Che cantava molto bene, delle canzoni francesi antiche. Me lo ricordo bene, ma Popescheri, dorme, dorme, perché non si era cosa antica. Che sono venuto a cantare alla radio delle canzoni antiche del 500. Cioè, sai chi mi ha accompagnato? Questa è la signorina Buonoscontro, allieva, era allieva di un grande maestro pianista, suo amico di Firenze, che era Brugnocchi. Brugnocchi, che era amico di Gabriella e era stato allieva di Brugnola a Torino, mi pare la mamma. E allora dice, ti presento una mia carissima allieva che è tanto brava, dice, ti accompagnerà tanto. E allora me la presento. E io la presi per il signore e baciai la mano. Poi no? Dopo, mi disse, ed era mamma. Sì, la mamma. Poi, stemmo lì parecchio. Ci senti, era un po' tardi. Ci senti, perché non l'accompagni? Non l'accompagni volentieri. No, e cominciava a fare. Invece io, vedi, ero un po' giovanotto, paura, tutta una gran camminata di ballare. Piano piano, dice, allora senta, io sarei tanto contento, dice, perché non vieni a trovare, dice, così facciamo un po' di musica assieme. E dico, attore, che mi dà il biglietto, accompagnai fino a via Vicenza, fino a via. Poi sotto ho messo il biglietto in un taschino da mangiare. Ci pensavo più intanto, dopo una ventina di giorni, tiro fuori. Io ho telefonato, subito mi aspettò, eccoci qua. E questo è atteso. Giulia? Atteso, la storia. Ecco. Allora, ecco. Marco, non devi parlare. Thank you.
queste telaie. Ecco, io sono il medico, il dottor Vincenzo Bianchini, il dottor Bianchini. Sto ora qui al mio ambulatorio di Ponte Lungo, qui a Roma, all'Alberone. La mia condotta è nella Caffarelletta. Siamo subito agli anni del dopoguerra, dell'ultima seconda guerra, nel 44, piena di rovine, piena di tombe, piena di miseria, piena di... Raccolgo nella cassetta delle visite che un giorno sì e un giorno no devo andare a fare intorno una visita. Mi chiamano in un punto lontano alla Caffarelletta e allora attraverso orti e cose raggiungono una piccola casa, una catapecchia sperduta fra gli orti come interrata. È una povera casa, non ha nemmeno la porta, c'è solo una stanza vuota. Entro là dentro questa casa e trovo un uomo disteso sul letto, è malato. Avvicino un figliolo, l'ho visto, è tanto malato. L'ho visto. E lì intanto, finita la visita, dottore mi dice, resti un momento, le voglio raccontare della mia vita. Lo sa, io ho perduto tempo addietro mia moglie e è solo questo figlio che mi mantiene, lo sa come? Vende le sigarette agli alleati, ai soldati alleati e li accompagna a trovare le donne, a trovare queste povere donne che vendono la loro carne per la miseria di questa condizione di guerra che ci ha portato via tutto. Io sono tornato via nel silenzio, col cuore rappreso e tristito. Poi sono andato più lontano, lontano, lasciato Roma, lasciata l'Italia, lasciata l'Europa. Per caso un giorno vidi un avviso che cercavano, che domandavano dalla Persia, dall'Iran, dei medici. E sono arrivato qui. Sono ora fra i deserti dell'immensità persiane, lontano dalle città, nelle zone più perdute, più meravigliosamente distese fra i deserti, le montagne, i silenzi e il racconto della verità eterna che in questi piccoli, poveri villaggi vive la vita. Io avevo il mio piccolo ospedale, Arande si chiamava, 150 chilometri forse da Isfahan. Ci si arrivava per una strada dopo 30 chilometri da Isfahan, dietro una cinta murata di un villaggio, per una strada che non se ne accorgeva che fosse strada in mezzo al deserto e discendeva fra le dune, fra le cose. E sono arrivato a questo mio villaggio dove dovevo fare il medico, che era un grande paese, avrà avuto una trentina di mila abitanti, si chiamava Arande. Lo avevo raggiunto di notte ed il mattino, quando salai sul tetto del mio piccolo ospedale e guardai intorno, rimasi dall'intensità di quel paesaggio. La distesa da una parte di dune, di silenzi, di deserto infinito che salivano e cammelli lontani che si spandevano di qua e di là e scheletri per ogni dove e dall'altra parte il villaggio, le case antiche, belle, profonde, tutte fatte di fango rappreso. E poi,
lì stavo. E la gente che veniva, e che veniva ogni giorno, e che mi sentiva, e che veniva da me, e accorrevano, accorrevano anche da lontano. Ed io, lì, che visitavo, visitavo. Si cominciava quasi alle 7:30 del mattino e finivo alle 2, alle 3. Quante cose vedevo terribili e meravigliose di tutta questa gente che portava con sé la sofferenza, la miseria e nello stesso tempo la bellezza e la purezza della loro vita, della loro solitudine, della loro miseria, del loro canto antico. Uomini, donne, fanciulli. Mi conoscono tutti lì. Sarò restato sempre con loro e rimasi sempre con loro. Non lo so quanto tempo è passato, quanti casi sono avvenuti, quante vite che ho veduto, quante cose vorrei dire, dolorose e sacre e sante. Ma eppure la vita è bella, è un canto continuo, la miseria è pure un apporto, è un fiore che viene dato, che viene distribuito, perché ogni rosa ha le sue spine. E questo deve essere l'insegnamento. E la notte, quando rimanevo solo e uscivo e andavo nel villaggio interno dove non c'era nessuno, ed era meraviglioso quel silenzio, quelle ombre. Ogni tanto da qualche angolo si vedeva in un buco, in una parete, una lucerna d'olio che fumava e espandeva appena appena una luce tenua. E intorno mi fermavo, mi sentivo e ascoltavo, e in quel silenzio sentivo i respiri della gente, sentivo la tosse della gente, sentivo il pianto di bambini lontani. E più lontano, lontano, le grida degli sciacalli, tutti quei silenzi, e l'immensità delle stelle sopra, e le vedevo, le sentivo, le vivevo. Qualche volta, preso dal rapimento, mi inginocchiavo quasi, mi inginocchiavo sì, a baciare la terra, a sentire di adorare la verità della vita che si palesa in tutte le sue manifestazioni, di dolore, di bellezza, di continuità, di divenire delle cose. Questi sono i silenzi che ho ascoltato da sempre. Questi sono il canto dei silenzi che ho raccolto nel mio cuore, che è rimasto sempre lo stesso. Ora sono qui, quasi cieco, da lontano, con la visione interna di tutti i luoghi vissuti, dell'Africa, dell'Oriente, dell'Occidente, delle guerre, delle battaglie, delle stanchezze degli uomini, dei boschi, la verità dei boschi. E mi sono attaccato agli alberi, ho cantato con loro, ho inteso la loro voce, ho inteso il fruscio delle loro parole accarezzarmi, e sento ancora, e sento, e vivo ancora, anche se lontano, anche se in un fossato, se in un letto di una città, se nel silenzio tra mura di case, io ascolto e vivo, e sono lì lo stesso, la mia anima non è qui, nella città, fra gli asfalti, fra i cementi, fra il chiasso dei tram, tra le partite della gente che accorre, che spari, che parla, che crede, che cresce, che vuole, che cerca. Io sono lontano, lontano, cammino sperduto, un pellegrino eterno nella verità di questo cammino, che è il nostro cammino. Sei tu uomo, sei tu eternità dei monti, sei tu vita della vita. Questo è la voce che parla. Questo fiato di respiro che esce dalla mia bocca.
la mia voce, il mio corpo, le mie gambe, le mie mani che danzano nell'ombra, che vedono, che vivono, che sentono la forza di questa verità che si trascina, che calma, che piano, che cosa. E ritorno ancora nello Yang egizio, nel segno supremo dello Yang, l'eternità, l'eternità, l'eternità. Ecco, questi sono i valori eterni che non hanno né morte né vita, ma sono il tutto. Noi medesimi. Mi faccio una bella tossita. Sì, fatti una bella tossita. Sì. Pronti? Sì. Voi lo sapete, qui c'è anche il pittore, perché c'è anche il pittore, l'artefice, il creatore, il cosiddetto creatore. E dietro di me, infatti, vedete qualcuna di queste opere di questo uomo, che questo lo fece con questa mano spennellando, ma lo fece anche con quest'altra mano spennellando, perché tu devi con tutte le cose scrivere, incidere, veritare, veritare, fare di... Che cosa devi riprodurre? Tu vedi quello... Qualcuno dice, ma da dove le riprendi queste cose? Da dove le riprendo? Da dove le riprendo? Da qui e da qui. Dice, tutta la vita che ho vissuto e che vivo, dove la metto? Qui. Non c'è mica bisogno di fotografie per riprendere questo. C'è bisogno di quello che tu hai inteso dentro, hai vissuto dentro. E nel momento che ti viene il senso, c'è il detto antico che dice, est deus in nobis agitante, calescimus in que, in illo. Dice, c'è un Dio dentro di noi che ci agita. E noi parliamo per quello. E anche Dante lo diceva, io mi sono un che quando amor mi ispira e da quel mo che ditta dentro mo significando. E allora tutte le cose che ho vissuto, tutti i corpi che ho veduto, tutte le distanze di pensiero, di vivacità di monti, di soffi di vento, di scalpore di cammelli, di carovane che accorrono coi loro silenzi, coi loro campani, con le loro stelle, tutto io vedo, tutti quei volti, e allora vengono fuori, e tu segni volti, immagini, occhi, e le riprendi, e li metti pure insieme con i tuoi occhi, perché i tuoi occhi sono ciechi, non vedono, scavati, non hanno pupille, ma sono più belli ancora per quello lì, perché tu scrivi, pigli i colori, li incidi, e poi lì con una spatola gratti su, finché tutti i volti, quando tu descrivi il volto, segno sempre una linea lunga, alta, che sale, perché è da lì, è da lontano, è dalle stelle, è dagli infiniti che noi prendiamo e discendiamo e sentiamo la forza e la verità della nostra creazione, la voragine del nostro temperamento, il grido del nostro fuoco, che vuoi dagli colore. Infatti, è il colore il segno del tempo e della nostra storia. La storia vera è una storia di colore. La storia vera è una storia di colori, di soffi. Non sono le avventure politiche, i regni, questi che vanno e che vengono. È il grido, è la voce, è la parola del bambino tenue, soave, che canta, del fiore che narra, aprendosi al sole. È il sogno di tutte le pietre, di tutti i volti, di tutti i boschi, di tutto, tutto, l'andare dei mari, nel mare lontano, eterno, che cammina, che ti prende. Voi poi lo sapete che le mie migliori pitture io le ho fatte sopra le nuvole, sai?
mettevo su il mio pennello spirituale e le scrivevo, e le nuvole erano contentissime. Dice: grazie, grazie Cencino, noi le trasportiamo adesso all'infinito e ti spanderemo e ti faremo una meravigliosa esposizione su nelle stelle. Non so con quali pianeti, in quali forme stellari, non lo so. Te lo ricordi anche tu? Quando abbiamo dipinto assieme tanti e tanti anni fa, tu allora eri una bellissima donna, grandissima, mi pare che mi ero pure innamorato di te, mi pare che siamo stati pure amanti, chi lo sa, non si sa niente nella vita, non si può dire niente, sono tutti segreti questi qui, non lo possiamo dire a nessuno, in silenzio, lo teniamo nascosti nel loro cuore, nel nostro cuore, come un segreto altissimo. Non lo puoi dire che a te stesso, sussurrandolo appena in qualche notte in cui ti svegli tu. Ah, dice, io mi ricordo in quella memoria lontana di quanti miliardi, milioni, miliardi di anni. Dice, un'altra volta ti dice, oh, ma ti ricordi, sono anni futuri questi qui, sono miliardi di anni futuri che tu hai già vissuto. E questa è la verità della vita, e questa è la bellezza, la pura bellezza. E tu vedi tutto questo, tu lo leggi nel cratere meraviglioso, nella corporeità della donna, nei suoi seni, nel suo volto, nei suoi capelli, nel suo ventre, nel suo bacino, nella sua ione, nella piccola foresta nera raccolta triangolare, dove tu ti raccogli e tu dici, donami il succo del tuo mistero. È questo che vuoi e niente altro. Questo, questa è la preghiera immensa, è il grido, l'agape, l'ave, ave, ave, ave. Vai stancarti di ringraziare della vita, della gioia della vita, della luce della vita, della luminosità della vita. Sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordo con me. Sei d'accordo con me, eh? Sì. Allora, me lo dai un bacetto allora? Oh sì. Vedi che io sono un piccolo bambino buono in fondo, no? Sono un piccolo bambino, ogni tanto mi angolo giù lacrime, poi mi rimetto, poi mi rimetto subito. Ogni tanto c'ho la tosse, ogni tanto c'ho il singhiozzo, poi dice, sta tranquillo perché la cassa è sempre preparata, ecco. Dico, una cassa di pietra, la dici, mette dentro. Dove ti lasci ammuffire, ti lasci piano piano crepitare da tutti i vermicoletti che ti vengono intorno vicino. Uno dice, grazie Cincino che ci dai da mangiare un pochettino. Uno dice, permetti? E dico, fate pure, pigliate tutto quello che volete. Potete cominciare dal naso, dall'occhio, dalla barba, da dove volete. Io li lascio tranquilli, li metto lì, sto tranquillo, così. Poi piano piano capisci, finisce tutto, ti polverizzi, ti spoverizzi, allora... Viene una bella ventata lì, ti porta via con le foglie morte, con tutto, estate, inverno, fedi tutto, questo è. Poi ti metti sul mare, sali sulla barca, apri le vele, e poi sul timone, apri il timone, remi, vai avanti. Dice salgo o discendo? E allora dice, se sali vai su in alto, dice, poi non c'è più acqua. E beh, ci sarà l'aria, ci sarà il vento. E io sono pure un'aquila, sai, posso pure camminare così piano piano, salire su, anche con le zampe, fare il mettermi nel sottomare dappertutto, tutto, ovunque. E allora vengono intorno pesci, acciughe, sardine, serpi, serpenti, poi ti trovi nelle boscaglie, nelle grandi boscaglie, le grandi boscaglie del mamma. Mamma succo, come si chiama lì quello del Brasile, quelle altre parti enormi, con i fiumi che scendono, che salgono, e tu sei lì con loro, e danzi. La danza negra, dei Bantu, dei Zulu, che belle che sono. Quante volte ho danzato con loro, quante volte ho ascoltato loro, quante volte nella notte sentivo nel silenzio il battito dei loro tamburi che da lontano si parlavano e tutta la notte gridavano, e il grido delle fiere, quanto è bella anche la notte delle foreste africane.
bella come quella dei silenzi, come quella dei silenzi delle notti del Sahara bello, della cosa pure bello pure del deserto dei Gobi, tutte quelle descrizioni che ti fa il vento sulle dune che poi cambiano, devi sbrigarti a leggere perché camminano, si cambiano da un momento all'altro, sai, non so, ti cominci a dire tu sei, poi scappa su, oh, un momento, aspetta, no, dice, lo devi afferrare subito, ma non facci in tempo a leggere, leggi con gli occhi del cuore, dice, leggi con gli occhi della mente, leggi con la sensibilità della tua intuizione, ma dice, ah, non ci mettere avanti la ragione perché la ragione non significa niente, noi siamo intuitivi, noi siamo folgoranti, l'ispirazione ti scende all'improvviso e ti dice, la vita è luce, vivi la luce, sì il sole. E io voglio essere il sole, niente altro, però anche se mi brucia, dice, non ti brucia, ti brucia, ti polverizza e poi sei me. Quindi ci ritroveremo nel sole, eh? Allora, ci diamo la mano? L'appuntamento? A che ora? Beh, l'ora non si dice perché è l'ora del sole. Così, è finito. Tutto a posto. Mi pare che non ci sia altro da dire, perché io vi ho salutato, mi sono messo nel buco dello scompartimento, del scomparire, anzi, è scompaio. Quindi sono venuto qui come puro spirito, come uno spettro, come un fantasma, come una supposizione, perché in realtà io non esisto. Tutto quello che ci siamo detti è solo un elemento che è niente, un qualche cosa che esiste e non esiste, quindi sono tutte mette che si mette via. La cosa vera è la pura follia, la santa follia, benedetta la follia. Tutto questo, questo è il placet. E così vi auguro a tutti una buona giornata che continui per centinaia e centinaia di anni. E quindi non c'è altro da fare che aspettare qui, così mi metto qui, buono, zitto, silenzioso, chiedendo l'elemosina ai passanti, quelli che vogliono mettono un ciodo, un altro mette un danaro, un altro ci mette uno spunto, è tutto lo stesso. Io piglio tutto e vi saluto. E non c'è più altro da dire. È vero? Non c'è più altro da dire. Anche la gattina dice miau, anche se non esiste, dice miau lo stesso, e acconsenti. Non c'è altro da dire, anche il gabbiano dice acconsente, sì, è questo. Anche le balene dicono acconsente, quindi c'è altro da dire. A posto siamo, a posto, a posto, a posto, niente altro. Raccogliamoci dunque nella preghiera della nostra fame, questo e niente altro. Un grido ultimo, au! E basta, così. Vabbè, ciao, Vincenzo. Ciao, anzi, e l'ultimo colpo lo diamo pure questo qui alle folle dei silenzi, no? E vattene via, via, basta, ciao, arrivederci. Vado sull'albero, che è là fuori.